160 progetti appartenenti a Ideate, quello che oggi voi avete, diciamo, snocciolato alla fine di un percorso di un lavoro, all'inizio di un altro. 160 progetti per sette aree, macro aree tematiche. Quali sono? Ma intanto ecco, è un risultato straordinario Ideate che è partito prima ancora dell'avvio del PNRR. La risposta della città, di tutti gli attori istituzionali, è stata significativa, 160 progetti che si vanno ad incardinare con quelli che sono i progetti di riferimento cardine della nostra città. Sette sono le linee guida che ci porteranno ovviamente ad affrontare tutte le tematiche di Ideate, a svilupparle attraverso gli incontri con gli stakeholders istituzionali. Cominceremo già domani e con tutte le associazioni e tutti gli attori del territorio. In primo luogo, ovviamente Teramo Culturale, nel suo rapporto ovviamente con tutta le forze, le risorse straordinarie della città, in primis con l'università. Si parte dal mercato coperto e da un'area che in questo momento è oggetto di una straordinaria riqualificazione: mercato coperto, il Teatro Romano con un cantiere che è già partito, il Braga ed altri interventi che non riguardano solo un pezzo della città, ma diventeranno un riferimento fondamentale. Teramo è la rigenerazione attraverso la ricucitura tra il centro e le periferie, con l'intervento sulla stazione, sulla centrale della Cona che è già stato avviato, oltre al contratto di quartiere della Cona. Teramo e i suoi spazi, gli spazi da destinare alla collettività, un esempio su tutti di buona trasformazione di un edificio pubblico destinato alla collettività è proprio il recupero dell'ex scuola Carlo Febbro, che ci consente anche di ricucire il rapporto con le frazioni. Teramo Digitale e Teramo della Ricerca, nel rapporto appunto con tutte le eccellenze del territorio. Teramo che si muove, la mobilità sostenibile, che ovviamente ha visto, anche sulla base del rapporto con la comunità e con la città su Ideate, un'attenzione particolare ad un progetto che noi abbiamo già avviato, che è quello relativo al parco fluviale che diventa fulcro. Queste sono le linee più importanti di un percorso che ci porterà da qui alle prossime settimane a sviluppare il confronto con tutti gli attori istituzionali, anche la perché formazione, scuole. la formazione relativa alle scuole ovviamente che non è solo ricostruzione, ma è soprattutto organizzazione dell'assetto scolastico, del patrimonio scolastico, su cui noi abbiamo raggiunto tutti i finanziamenti. Tutte le scuole sono già finanziate, tutte le scuole del nostro territorio. Non va interpretato solo in un'ottica fisica e materiale, ma anche e soprattutto di rapporto fra scuola, formazione e città, scuola, formazione e università. Queste sono le linee. Incontreremo subito gli attori istituzionali per condividere una regia. Incontrerete domani? Tutti gli attori istituzionali del territorio, quindi enti e associazioni, istituzioni del territorio che ovviamente hanno contribuito Ideate. Adesso non li posso elencare tutti perché sono tantissimi, ovviamente parliamo delle istituzioni culturali, delle istituzioni di ricerca, della ASL, tutti gli attori sono stati invitati a questo incontro perché ci deve essere assolutamente un confronto che consentirà veramente, come stiamo facendo ormai da tempo, di trasformare Teramo città capoluogo in una realtà concreta legata al PNRR e alla ricostruzione.